che continuo formalmente a chiedere ormai da settimane che ci sia una programmazione e che vengano date delle prospettive certe di dove lavorare. Rispetto al governo precedente l'aria è cambiata, abbiamo oggi un'interlocuzione con il governo Draghi che ci permette di essere non solo sentiti ma anche ascoltati quando facciamo le nostre istanze, e queste sono istanze legittime di sentirci di poter lavorare. Noi nella prima fase della pandemia, voglio tra la prima e la seconda, se pensiamo alla scorsa primavera estate, abbiamo fatto come regioni un protocollo per la riapertura in sicurezza dei mercati. Lo abbiamo fatto e gli ambulanti hanno partecipato attivamente, si sono create le condizioni per avere i mercati in sicurezza, anche perché i mercati sono all'aperto. Quindi io lo dico da presidente di regione prudente, perché io ho sempre impostato la gestione di questa pandemia con grande rigore e con grande attenzione prima di tutto alla salute e alla vita. Ma oggi ci sono le condizioni, io credo, perché si possa trovare un equilibrio e dare soprattutto a queste persone una prospettiva certa, unitamente al fatto che questa gente ha bisogno di lavorare e soprattutto ha bisogno di avere certezza che per almeno un anno le tasse non gli vengano rinviate ma gli vengano cancellate. Questo è quello che noi dobbiamo ottenere, un anno bianco di imposizione fiscale a persone che non possono pagare perché non li hanno, e non li hanno perché non hanno potuto lavorare, non per colpa loro, ma perché la situazione è questa. Pertanto io sono fiducioso che il presidente Draghi saprà ascoltare queste istanze. Ho parlato con il ministro Gelmini questa mattina, la sfida è proprio questa. Noi come regioni vogliamo fare come facemmo in primavera, proponiamo noi delle modalità operative con i nostri centri di prevenzione per far sì che si possa aprire in sicurezza, ma soprattutto dare delle prospettive, perché nessuno può sapere a distanza di 24 ore se aprirà, se non aprirà. Un rispetto proprio alla gente, io sono sceso in piazza per questo, perché le persone che lavorano, che chiedono di lavorare, vanno innanzitutto ascoltate e vanno rispettate.